Per Luigi Vinai, Fondazione Carige, una fondazione vicina a tutta la Liguria. Sì, noi come normale mission abbiamo quella di seguire il territorio, di occuparci di svariati ambiti che vanno dalla ricerca alla cultura, dal sociale alla sanità, però nella fattispecie siamo molto molto attenti al territorio, soprattutto delle aree interne che sono quelle un po' più in difficoltà ma che sono anche molto belle, quindi come dire, tendiamo a valorizzare le nostre eccellenze dell'Interland Ligure, che non è soltanto mare ma è anche montagna con splendidi boschi, zone molto verdi, zone molto attraenti e dove lo sport evidentemente può trovare casa, può trovare il luogo migliore per la propria espressione anche come miglioramento della qualità della vita. Nella fattispecie abbiamo sostenuto il progetto che si è sviluppato in questi giorni e che sta dando questi splendidi risultati con una partecipazione veramente massiccia, con numeri importanti e continui e che consente di da una parte approfondire la conoscenza del nostro territorio e quindi aiutare l'incoming anche futuro da un punto di vista turistico e dall'altra far sì che le persone possano godere di quest'area così piacevole facendo lo sport all'aria aperta, facendo uno sport di orientamento in una società, in un sistema in cui il senso dell'orientamento si va sempre più perdendo, è bene riconquistarlo anche con questo tipo di attività. Ha avuto modo di vivere questo evento dal vivo? Che idea si è fatto? È un'idea molto positiva anche perché mi era sconosciuta e quindi quando conosci una cosa bella, organizzata bene, organizzata su base volontaristica e bene, quindi sono due valori che si coniugano in maniera importante e mi ha dato la sensazione che possa andare sempre più a crescere questo tipo di attività. Il CONI per esempio bene ha fatto a non soltanto riconoscerlo ma a sostenerlo, a sponsorizzarlo e speriamo che possa diventare una disciplina sempre più valorizzata, sempre più importante nell'ambito sportivo. Secondi, mentre la svizzera Franziska Maier è la vincitrice tra le donne. Grazie ai risultati di Genova, Alessio Tenani sale al terzo posto della gara.
categoria generale, preceduto soltanto dal leader Bostrom e dal vincitore della prima tappa Juri Masny. Tra le donne invece Maya Kunz mantiene la leadership pur avendo conseguito a Genova il quinto posto. Bene, mentre intanto vediamo ecco alcune delle azioni che si sono svolte all'interno dei Boschi Liguri, ecco questo meraviglioso angolo della Liguria, passiamo in Val Trebbia, più precisamente nel Bosco delle Fate di Fontaningorda. Eccoci qua, siamo proprio con le immagini nel Bosco delle Fate, in provincia di Genova naturalmente. Siete quest'oggi della quarta giornata della 5 giorni degli Appennini di corsa orientamento. Come vediamo, i primi concorrenti si stanno portando verso la partenza, ma come di consuetudine, prima di iniziare a commentare la gara andiamo a conoscere anche la cartografia che utilizzeranno gli atleti elite. Ma in entrambe le prove la carta che è utilizzata è una carta con una scala di 1 a 15.000, che vuol dire che un centimetro equivale a 150 metri. Il tracciato degli uomini ha una lunghezza di 5.300 metri, un dislivello di 230 metri e prevede l'individuazione di 24 punti di controllo. Il tracciato femminile, sempre su una medesima carta utilizzata dagli uomini, ha invece una lunghezza di 4,5 km e un dislivello di 220 metri e presenta 20 punti di controllo. Allora, come abbiamo già detto, tantissimi concorrenti al via, provenienti da 34 nazioni di tutto il mondo. Nella categoria elite donne 20 sono le concorrenti al via, grandi nomi dell'orienteering internazionale, ma anche un valido atleta italiano. Esatto Alessandro, i colori italiani in questa categoria sono rappresentati da una sola atleta, più precisamente da Federica Maggioni della Polisportiva Bresanese. 44 invece gli uomini elite al via, tra gli italiani presenti oltre al già citato Alessio Tenani, ecco la Federica Maggioni che avevi poc'anzi citato, oltre al già citato Alessio Tenani del gruppo sportivo della Forestale, presente anche Jaime Origi e Gianluca Salvioni dell'IK Prato, eccolo Alessio Tenani più volte citato, Michele Fiocca del Corso Orientamento Club Roma, Lorenzo Pitta della Polisportiva Masi, ed eccoci alla partenza delle altre atlete straniere, Martin Böström, che anche lui abbiamo già citato, no? Esatto, che sarà uno dei candidati alla vittoria. E allora? Maria Kunz, anche dalla Svizzera, anche lei. E allora Stefano, intanto vediamo di capire come sono andate le cose in questa quarta giornata della 5 giorni di Appennini. Iniziamo con gli uomini a prendere subito la testa della gara, a mantenerla per i primi due punti di controllo è Ilia Belianca, Svedalen Saik, con il tempo di 3.11, inseguito a 7 secondi da Karl Henrik Børstedt, bulgaro, Tromso, quindi Svezia, e a 13 secondi a pari merito Juri Masny, Orientamos Compass, ed Aleksandr Karchenko, Vorosne, atleta quest'ultimo capace nei successivi due punti di portarsi al primo posto, 7.25, seguito a 6 secondi e 12 secondi rispettivamente da Karl Henrik Børstedt e Juri Masny. Il nostro Alessio Tenani al quarto punto occupa la 21esima posizione con il tempo di 9.58. Il primo colpo di scena però della giornata c'è stato all'ottavo controllo, quando Artem Popov supera Karl Henrik Børstedt, leader del quinto e sesto punto, si porta in testa alla gara mantenendola sino all'undicesimo punto in 26 primi e 25 secondi, seguito nel frattempo a 42 secondi da Karl Henrik Børstedt, a circa 2.30 da Juri Masny, e il nostro Tenani fa comunque registrare significativi segnali di ripresa, tanto da portarsi col tempo di 31.16 in settima posizione. Ma è proprio dal dodicesimo punto che Børstedt riaccende la lotta per la vittoria. Infatti si riporta nuovamente in vantaggio mantenendo la testa ben salda sino al termine, nonostante Masny l'abbia tallonato senza però mai riuscire a superarlo. Per il nostro azzurro la svolta per la conquista della terza posizione si concretizza al ventesimo punto di controllo, quando si lascia alle spalle Gorokov. Da questo momento in poi, come vedremo, la classifica finale è ben delineata. Campo femminile invece abbiamo assistito ad un avvio veloce per Anna Forsberg, che al primo punto fa registrare il tempo di 2 minuti e 21 secondi, seguiti a 3 secondi da Maria Kunz e da 7 da Christian Trolls. L'atleta quest'ultimo che al secondo punto si porta provvisoriamente in testa, seguita a 5 e 10 secondi rispettivamente da Maria Kunz e Karina Fereshanova. Dal terzo punto in poi la gara è di assoluto dominio della leader di classifica generale Maria Kunz, l'atleta svizzera prende la testa della gara dominandola sino alla fine, chiudendola poi con il tempo, come vedremo, di 56 minuti e 24 secondi.
Dietro la lotta per il secondo e terzo gradino del podio vede Anna Forsberg dominare in termini cronometrici soltanto la determinazione dei punti 3, 6 e 11. E Karina Fershalova invece dominare i controlli 5, 15 e 17. Nessun altro particolare di rilievo o particolari colpi di scena. Bene, allora, con le immagini adesso siamo sui primi concorrenti che tagliano il traguardo di questa 5 giorni degli Appennini che, ricordiamo, si è tenuta in Liguria, più precisamente in Alta Valtrebbia. Andiamo a seguire i leader di classifica generale, vai Stefano. Maria Kunz taglia il traguardo con il tempo, abbiamo detto, di 56,24. A seguire ecco che arriva, ecco, Alessio Tenani, chiude la quarta tappa al terzo posto in 55 minuti e 6 secondi. Vedremo adesso l'arrivo, vediamo appunto l'arrivo di altri concorrenti iscritti alla manifestazione. E poi c'è Martin Bostrom che dovrebbe arrivare. Ecco, in arrivo di Bostrom e Jaime Origi, un altro azzurro, specialista soprattutto alla mountain bike. Eccolo! Martin Bostrom si posizionerà in decima posizione questa giornata. La vittoria di tappa invece a chi è andata? E a Carl Henrik Bjørnser con il tempo di 51 minuti e 55 secondi. Ed ecco qui la classifica che ricorda appunto quello che abbiamo appena detto, mentre le immagini appunto ci ricordano con la classifica, noi andiamo ad ascoltare il saluto dell'assessore allo sport. Ecco intanto ancora la classifica femminile, Maja Kunz, Anna Forsberg e Karina Fershalova. Svizzera, Svezia, Svezia. Allora, come dicevamo, il saluto dell'assessore allo sport, Alessio Bianchi. Il saluto del territorio viene portato dall'assessore allo sport del Comune di Rovegno, Alessio Bianchi. Buongiorno, benvenuti a tutti. Il Comune di Rovegno è felicissimo di ospitare questa manifestazione perché abbiamo visto che radicati sul territorio, questi corridori, queste persone da tutto il mondo che corrono per noi, vicino a noi, e ci danno e ci comunicano un mucchio di cose che non avremmo mai potuto vedere o affrontare. Gara veramente incredibile, moltissimi partecipanti, oggi siamo addirittura finale, ultima giornata, siamo contenti perché è stata una grandissima fatica seguire e aiutare gli organizzatori in questa manifestazione, però c'è anche un pochino di malinconia perché ci rendiamo conto che sta per finire tutto e è stata veramente un'esperienza notevole vedersi raffrontarsi con queste persone da tutto il mondo nei nostri piccoli borghi, nei nostri piccoli paesi. È veramente esperienza veramente unica. Ecco, lei rappresenta Rovegno, ma ricordiamo anche tutti gli altri comuni che hanno aderito allo sforzo organizzativo. Siamo stati a Casa del Romano, siamo stati a Loco, insomma, ce li ricordi lei? Allora, siamo partiti da Loco, che è Loco sempre del comune di Rovegno, poi la seconda tappa a Casa del Romano, comune di Fascia, però passando anche dal comune di Montebruno, perché comunque per arrivare a Fascia c'è stato tutto questo tragitto sul ponte romano di Montebruno, la vecchia basilica di Montebruno, tutte cose che hanno segnato anche tutto il cammino della gara. Oltre alla gara vera e propria, i tempi e gli atleti, ci sono anche tutte queste bellezze naturali. Poi siamo passati da Gorreto, Fontanigorda, la tappa di ieri al Bosco delle Fate, che veramente si presta notevolmente a manifestazioni di questo genere, perché il Bosco delle Fate già lì per sé è la cornice migliore e la più adatta, la incredibile, naturale di eventi sportivi come questo. Ricordiamo oltre il Comune di Torriglia che ha aiutato tantissimo nell'organizzazione, negli spettacoli, nella cerimonia augurale anche di altissimo livello anche questa, e oggi nella cerimonia di chiusura avrà di nuovo un ruolo molto importante. Il Comune di Ottone che ha messo di nuovo mezzi e persone a disposizione per realizzare questo evento. Spero di non essermi scordato nessuno, mi sembra di aver nominato tutti i comuni, però in generale tutti i comuni della Valtrebbia, anche quelli non elencati, hanno dato il loro apporto di persone, di mezzi, di forze, perché poi ne servono tante forze. E vabbè, se anche qualche dimenticanza c'è stata, non fa nulla. Un grazie veramente ai comuni della Valtrebbia. E dal Bosco delle Fate appena citato, abbiamo visto prima Alessio Tenani che verifica sulla carta l'andamento della gara. Le immagini che ci portano adesso alla gara che si è disputata ad Annibale a Pietranera, sede dell'ultima tappa dei 5 giorni degli Appennini. Vediamo arrivare i concorrenti sul nuovo posto gara, iniziare a prendere confidenza col terreno con le indicazioni tecniche esposte sui punti informazione. La 5 giorni degli Appennini si conclude con la gara long di Pietranera. Michele Caraglio è la persona che ha tracciato i percorsi di questa gara.
Ciao a tutti, ci troviamo per l'appunto a Peristara Nera, è un bosco tipico dell'Appennino con vegetazione mista di castani, faggi e anche alcune zone di abeti e pini. E la vegetazione che si trova nella zona include anche un sottobosco abbastanza fitto e per quel che riguarda l'orografia troviamo valli, alcune molto profonde e pendii piuttosto ripidi. Invece gli atleti che tipo di vegetazione troveranno in gara? Per l'appunto gli atleti si troveranno ad affrontare situazioni abbastanza variate, avranno una prima parte in zone di prati con alcune macchiette di verde inattraversabile, e poi passeranno in zone di bosco molto pulito dove la velocità sarà molto elevata perché per l'appunto si troveranno a correre in terreno libero. E nel finale invece si troveranno ad affrontare zone di vegetazione molto fitta con visibilità molto, molto bassa, in cui la componente tecnica diventerà molto importante. La gara di oggi prevede la formula della partenza caccia, ovvero chi si trova davanti in classifica generale parte col vantaggio accumulato nei giorni precedenti. Il primo che arriverà al traguardo sarà il vincitore. Vabbè, insomma, come sempre i tracciatori ci danno un primo assaggio di quello che saranno le difficoltà della gara, ottime indicazioni per seguire al meglio la gara odierna, ma come altrettanto di consueto adesso andiamo ad analizzare attraverso l'esposizione della cartografia utilizzata dalle categorie elite quali sono le caratteristiche dei tracciati tanto al maschile quanto al femminile. Allora, adesso Stefano, andiamo a vedere questa mappa? Esatto, appena arriva in video, la carta comunque di Pietranera ha una scala di 1 a 15.000, un centimetro equivale a 150 metri, il percorso degli uomini è lungo 7 km e 200 metri, un dislivello di 420 metri e ci sono ben 29 punti di controllo da individuare. Per le donne invece c'è una lunghezza di 5.400 metri, un dislivello di 330 e presenta 22 punti di controllo. A titolo di informazione è importante evidenziare che i percorsi elite degli uomini e delle donne e tra le altre categorie iscritte sono chiaramente diversi l'uno dall'altro. 37 concorrenti elite al via, tra gli italiani il già citatissimo Alessio Tenani, poi Michele Fiocca, Lorenzo Pittau, tra le donne invece le partenti elite sono 19, non c'è nessuna italiana al via. Adesso andiamo a vedere proprio la partenza di questi atleti, ultimi momenti di riscaldamento, bisogna avere muscoli preparati, tendini ben tesi. Eccoci qua, siamo alla fase della partenza e dunque queste immagini della Valtrebbia, in particolare da Pietranera, siamo tornati sul campo gara, vai con la quinta tappa della 5 giorni degli Appennini, non sembra evidenziare particolari colpi di scena, vero? Ma non sembra, anche perché ormai la classifica è delineata. Ecco, stiamo tanto vedendo gli atleti più rappresentativi. Maya Kunz, abbiamo appena visto partire Alessio Tenani del gruppo sportivo della Forestale e all'inizio anche il leader di classifica maschile Bostrom. Ecco, dunque Stefano, è una gara lineare senza particolari errori da parte dei leader sia della classifica maschile che di quella femminile, giusto? Esatto, ma comunque sia, in una gara di orientamento in questo caso occorre fare sempre molto attenzione. Vabbè, tra gli uomini c'è assistita una partenza veloce di Barkas, capace di prendere la testa della gara e di mantenerla sino all'ottavo punto, tallonato sempre dal nostro Alessio Tenani. Poi Bostrom fino all'ottavo punto e sino a qui la terza posizione invece occupata da Masni, mentre il nostro Tenani si è sistemato in quinta posizione. Dal nono punto in poi la gara è assoluto dominio di Bostrom, l'atleta finlandese prende il comando e sino al 29° punto di controllo non dà scampo ai propri avversari impegnati soltanto a cercare di conquistare un posto sul podio. La lotta infatti è circoscritta a Barkas, il già citato Barkas, probabilmente stanco per una partenza molto veloce e non riesce a tenere il ritmo degli avversari. E infatti saranno Alessio Tenani, Alexander Karchenko e Yuri Masni a darsi battaglia per la seconda e terza posizione. In campo femminile invece la gara odierna non ha fornito spunti, grossi punti tecnici. Maria Kunz ha preso subito la testa della gara facendo registrare su 11 punti di controllo sui 22 previsti in totale il miglior parziale. Dietro di lei, sino al quarto, al quinto, l'ha tallonata nell'ordine Karina Fersalova e Matlina Bostrom, atleta quest'ultimo che dal sesto punto in poi, sino al termine, manterrà ben saldo il secondo posto.
Per la terza posizione definitiva occorre invece attendere un errore di Karina Fershalova al punto di controllo 16, quando punzonando con un parziale di 9 minuti e 8 secondi contro un parziale di 2.28 di Anna Forsberg, sino allora in quarta posizione, e consente a quest'ultima di insediarsi saldamente al terzo posto. La condotta di gara della Kunz le consentirà, al pari di Bostrom tra gli uomini, di aggiudicarsi meritatamente anche la classifica finale di questa 5 giorni degli Appennini. Ricordiamo che tra le donne elite non risultava in lista alcuna italiana. Purtroppo, aggiungiamo noi, questo un po' naturalmente ci dispiace. Ma indubbiamente i nostri azzurri, intanto vediamo Martin Bostrom, il finlandese, che si porta sul punto di controllo. Qui c'è un episodio, ecco, punzona immediatamente con il chip, come abbiamo visto, e prende subito la strada del punto successivo. Queste inquadrature sono peraltro anche molto suggestive. Dall'alto possiamo vedere la punzonatura di una lanterna da parte di un altro concorrente straniero. Dicevamo degli italiani. Gli italiani sì, erano presenti, ma non sicuramente nel numero in cui invece erano. Ci si aspettava. Ci si aspettava, indubbiamente. Comunque è sempre stata una grossa partecipazione e il tutto, insomma, è proporzionato al nostro movimento. Con le immagini siamo praticamente quasi a ridosso dell'arrivo per seguire gli atleti che chiudono le proprie gare. Allora andiamoli a vedere, questi atleti che tagliano il traguardo. Eccoci qua, proprio sulla dirittura d'arrivo. E naturalmente tra un po' andremo anche a sentire Martin Bostrom e i bambini che prendono parte. Eccolo qua, Bostrom insieme a piccoli partecipanti dell'Orienteering. Allora, andiamo a sentire Martin Bostrom tra poco, perché naturalmente c'è stata anche la possibilità di sentirlo. Maja Kunz, eccola, è stata lei una delle protagoniste assolute di questa 5 giorni ligure. Eccolo qui, l'arrivo di Maja Kunz, la punzonatura. Atleta che rappresenta la Svizzera. Ed ecco il nostro azzurro, Alessio Tenani, gruppo sportivo della Forestale, nonché anche italiano e il rappresentante appunto della nazionale azzurra. E con questo adesso possiamo fermarci, finish è proprio il caso di dirlo, perché adesso sentiamo le dichiarazioni del protagonista, del vincitore Bostrom. Cinque giorni degli Appennini, non poteva esserci vincitore più illustre. Lui è il campione del mondo, Martin Bostrom, viene da Helsinki. Congratulazioni, un successo combattuto fino all'ultimo. Thank you. It's good to end the week. Grazie, dice l'atleta, grazie per i complimenti. Devo dire che ho vissuto un bel finale di settimana. Per quanto riguarda l'ultima prova, devo dire che è molto interessante questo tipo di gara, in cui si parte molto vicino all'avversario, in cui ci si può inseguire nel bosco, ricordiamo la partenza in caccia. Siamo partiti controllandoci sino al secondo punto di controllo, poi ho effettuato delle scelte differenti, ecco, che mi hanno l'anno avvantaggiato. Prossimo sarai uno dei protagonisti dei campionati mondiali che si tengono in Trentino e Veneto. Sì, adesso torno a casa, inizio gli allenamenti in vista di questo campionato, disputando alcune gare. Questa mia esperienza alla 5 giorni degli Appennini mi ha permesso di capire meglio la cultura italiana, oltre che apprezzare le note di colore come cibo e vino. Per contro, ho potuto constatare che qui le temperature sono molto elevate. Ecco, l'anno prossimo in Italia un'altra vittoria, un altro titolo mondiale per te? Per il prossimo anno ci proverò sicuramente a bissare, anche se non è semplice vincere le gare, soprattutto nel nostro sport l'orientering, le variabili sono molte. Sicuramente il successo è uno dei miei obiettivi, ma non conta solo l'aspetto fisico in questa disciplina, ma anche il cervello deve essere riattivo. Bene, adesso abbiamo le graduatorie, queste sono quelle relative alla quinta giornata. Vediamo appunto Martin Bostrom della Finlandia, primo con 1:06, e a seguire appunto l'atleta dell'Ucraina Karchenko e Alessio Tenani, italiano, con 1:10. Questo per quanto riguarda il gruppo degli uomini. Adesso gli uomini naturalmente elite, la 5 giorni degli Appennini, la tappa di Pietranera. E adesso dovremmo proporvi Maja Kunz. Intanto abbiamo questa la classifica, giusto, finale, quindi sì, Martin Bostrom vince la 5 giorni degli Appennini
con un tempo totale di 4 ore 32 minuti e 43 secondi. Ricordavi, insomma, avevo detto che si fa la sommatoria delle singole giornate. Terzo, Alessio Tenani, e questo è un grandissimo risultato per il nostro azzurro e sicuramente per l'intero movimento orientistico italiano. E adesso l'intervista a Maja Kunz. L'elvetica Maja Kunz, che viene da San Gallo, è la vincitrice di questa 5 giorni degli Appennini. Allora, Maja, in Italia non ti conoscevamo, spiegaci tu la tua carriera. Ho 45 anni, così normalmente non corro elite, ma perché è così bello, ho pensato che sarebbe bello 5 giorni in un terreno molto bellissima. Io faccio corso d'orientamento da 35 anni, un po' di più, 37 anni, e mi piace. Credo 20 anni fa ho fatto l'ultima gara in elite, così è un po' speciale oggi per me. Ecco, però un ritorno ad alti livelli, sei venuta in Italia e avevi ambizione di vittoria? No, assolutamente no, perché ci sono tanti che hanno l'età giusto, 20 anni più o meno, e così no, volevo già vedere come va. Allora, Maja Kunz però ha vinto la penultima tappa a Fontanigorda e poi l'ultima a Pietranera, un finale in crescendo, un finale trionfale. Sì, sono contento che è andata benissimo oggi, perché aveva credo 14 minuti prima di l'altro e sapevo che quando non faccio un sbaglio grande should be enough. Era effettivamente abbastanza, chiuso con una frase in inglese l'italiano del rappresentante del cantone Appenzello, effettivamente era un po' tentennante, ma comprensibile anche la sua gioia, la sua felicità per questo ritorno nella classifica elite, come ci ha detto lei stessa, dopo 20 anni non prendeva parte a una gara elite. Ed ecco qui le classifiche che con la grafica ci permettono di riepilogare quanto detto nel corso della trasmissione. Allora, Stefano, con le immagini adesso torniamo a Pietranera, vediamo il presidente della Federazione Italiana Sport Orientamento, Mauro Gazzero, perché? Perché c'è da effettuare la premiazione. Ecco qui il gruppo dei partecipanti, la folla festante, il presidente Gazzero, una gran folla ad applaudire i protagonisti, questa 5 giorni di Appennini, Tenani, Kunz, Bostrom, e allora seguiamo queste belle immagini perché poi ci sarà da sentire appunto lo stesso Alessio Tenani, il presidente della Federazione Sport Italiana Sport Orientamento Mauro Gazzero e quindi il presidente dello sport per l'Alta Val Trebbia Carlo Carenini, andiamoli a seguire. Il campione italiano sprint Alessio Tenani, medaglia di bronzo qui alla 5 giorni, allora è stata veramente difficile. Sì, quest'ultima tappa era molto dura, pensavo di soffrirla di più, invece ho corso molto molto bene, ho fatto oggi il secondo tempo di giornata direi, ho recuperato parecchio sul russo e mi sono staccato ancora un po' da Morten, ma sono davvero soddisfatto perché non pensavo di reggere tanti giorni così. E ho chiuso bene e questo mi rende felice e abbastanza fiducioso per la seconda parte di stagione. Nella seconda parte di gara, insomma, questo russo Masny era lì, ci è mancato poco, cosa è mancato? Ci mancava ancora un quarto d'ora di gara, stavo guadagnando regolarmente ma non è che si potessero fare i miracoli. Ho pagato un po' la seconda giornata particolarmente fisica, ho recuperato come io speravo nelle gare tecniche e anche a Genova. E oggi di più non potevo fare. Ecco, una stagione lunghissima, iniziata a gennaio. Quando finirà e quali sono le ambizioni per il futuro? Una stagione lunghissima, col senno di poi forse troppo. I mondiali non sono andati come io volevo, ma conto di fare qualche bella gara in ottobre e iniziare a pensare ai mondiali del prossimo anno. Saranno comunque qua in Italia e si potrebbe far bene, speriamo. Pensare già alle gare di ottobre vuol dire che ti auto-escludi dai campionati italiani di Aprica? No, quella è una tappa comunque fissa, però ci sono le finali di Coppa del Mondo
e non ho partecipato a tutti i round, quindi non ho un punteggio eccezionale, però spero di poter correre la finale, che sarà riservata a un certo numero, diciamo, di concorrenti. E poi ci saranno già i primi test match per anche i prossimi mondiali, le prime gare non tanto di selezione ma quanto in alcuni terreni simili, e cercherò di andare a sondare le prime staffette sprint, che sarà la nuova formula di gara prevista il prossimo anno, e inizierò a pensare per il prossimo anno come... Mauro Gazzero, presidente della FISO, si concludono 5 giorni degli Appennini, che vuol dire molto per la federazione. Ma vuol dire moltissimo, perché qui sugli Appennini, dopo una settimana di gare con 1000 presenze, abbiamo avuto veramente un riscontro incredibile e possiamo esportare nel mondo la bellezza della Liguria, della Valtrebbia e la capacità organizzativa dell'Orientieri nazionale. Ecco, come lei più volte ha ricordato, questo evento fa da prologo ad un altro evento ancora più grosso. Certamente, una vera e propria overture, visto che noi andremo proprio a inaugurare la settimana entrante i World Master Game a Torino, quindi i campionati del mondo per le categorie Master, e anche lì la nostra federazione sarà in prima linea con ben 3.000 partecipanti nella località olimpica, fra l'altro, di Sestriere, per cui onorati di poter cimentarsi e gareggiare su quelle montagne e soprattutto di poter dare un'altra splendida cartolina dell'Italia a tutti i nostri ambasciatori nel mondo. Sempre in tema di grandi appuntamenti, ricordiamo un finale di stagione con campionati italiani e poi l'anno prossimo i mondiali in Italia. Campionati italiani all'Aprica a settembre, la gara più importante per l'assegnazione delle maglie tricolori, e chiaramente un occhio ormai già da tempo ben impostato su quello che sarà il campionato del mondo assoluto ospitato l'anno prossimo sugli altopiani di Asiago e Lavarone. Quindi motivo di ulteriore soddisfazione per noi essere riusciti qui in Liguria con la 5 giorni degli Appennini e sicuramente nei prossimi campionati del mondo Master a dare già un bel messaggio affinché gli orientisti di tutto il mondo l'anno prossimo siano ancora in Italia. Carlo Carenini è il presidente del Comitato per lo Sport in Alta Valtrebbia. Allora, si conclude una 5 giorni, numeri veramente impressionanti, 1000 partenti, 35 nazioni e 243 squadre al via. Sì, certo, una bella soddisfazione, una grande squadra che ha lavorato tutta la settimana in maniera ininterrotta. Sono molti i concorrenti che sono venuti a complimentarsi per i bei posti e per le belle gare che siamo riusciti a organizzare. Ecco, location entusiasmanti, campioni protagonisti e uno staff che ha lavorato in pratica giorno e notte. Beh, certo, abbiamo avuto la soddisfazione di avere qua fra noi due personaggi dell'orientamento di grande levatura. Uno è chi ha inventato praticamente l'O-Ring, la manifestazione di orientamento che al mondo è la più grande, fa 20.000 presenze, e abbiamo avuto l'onore di averlo qua. E il neocampione del mondo, Martin Bostrom, che ha vinto gli ultimi campionati mondiali sprint. Uno sforzo che è stato possibile grazie all'unione di quanti comuni? I cinque comuni dell'Alta Valtrebbia, il comune di Fascia, di Fontanigorda, di Gorreto, di Montebruno e di Rovegno, che insieme alla delegazione regionale della FISO hanno preso e hanno organizzato questa 5 giorni, e non solo questa 5 giorni, i campionati nazionali che si sono svolti in 2 anni precedenti e quelli che si svolgeranno il prossimo anno, le 2 Coppe Italia. Siamo davvero al atto conclusivo di questa nostra trasmissione, anche questo appuntamento è giunto al termine, una manifestazione molto ben organizzata, lo abbiamo sentito nelle parole degli intervistati, che ha visto la Valtrebbia come location d'eccezione in questa competizione che ha attirato, lo abbiamo sentito, oltre 1000 atleti. Prossimi impegni, Stefano Mappa. L'attenzione si sposta a Sestriere, località che dal 3 al 10 di agosto ospiterà i campionati mondiali Master. 3 i model event e 2 le finali in programma, una sulla distanza sprint il 5 di agosto e l'altra invece sulla distanza long il 10. Poi scenderemo in Calabria, più precisamente al comune di Saracena, per vivere nelle giornate del 24 e 25 agosto il trofeo delle regioni.
Infine, come ha detto anche il presidente, 7-8 settembre ad Aprica i campionati italiani long e staffetta. Grazie a Stefano Mappa che è stato con noi per commentare questa 5 giorni in Liguria. Grazie dal punto di vista tecnico a Sabino Bilanzuoli, da Alessandro Tiberti è tutto. Grazie e buon proseguimento con i programmi di Rai Sport.